Buonasera a tutti cari soci della Società Operaia e benvenuti a un nuovo appuntamento dedicato alla storia di Cascina e ai suoi artisti e artigiani. Questo è un format a cui noi teniamo molto perché con questo noi possiamo condividere sui social il nostro passato e quindi tramandarlo poi alle generazioni future. Stasera qui con noi abbiamo Mauro Barboni. È stato un professore dell'Istituto d'Arte e un intagliatore. Buonasera. Buonasera. Allora, raccontaci un po' la tua storia, come è nata questa passione? La mia storia è lunga e breve. Io venni a visitare la scuola con l'allora mia maestra elementare. Si venne da San Frediano a Cascina a piedi a visitare l'allora scuola d'arte. E infatti la maestra quando entrò, io ero bravo in disegno, avevo secondo lei delle possibilità e mi presentò al direttore e disse: "Vede, direttore, questo sarà un suo futuro allievo." E così fu. Andai lì, incominciai prima c'era primi 3 corsi di inferiori e poi altri 3 di superiori. E in questi corsi mi appassionai al disegno, all'intaglio e via. I miei insegnanti di allora erano il professor Luchini, il direttore era Bruno Santi e quindi sono sempre stato in questa scuola e poi nel frattempo, anche per guadagnare qualcosa per mantenermi a scuola, andavo a lavorare a bottega, si diceva allora, da un artigiano cascinese, Cafissimario, il quale mi voleva bene, mi insegnava e quindi il primo stipendio, 1500 lire alla settimana, era Siamo in già che anni? qualcosa, nel 52-53. E quindi, ma forse 51-52, forse, sì. E allora andavo a lavorare, poi nell'estate, a quei tempi al mare ci andavamo poco e quindi nell'estate guadagnavo qualcosa di più perché lavoravo dalla mattina alla sera, non lavoravo a scappatento. Già, era tempo E pieno. quindi dopo i primi 3 anni, sì, c'era il diploma di allora di artiere e invece nel triennio successivo c'era il diploma di maestro d'arte e da lì mi diplomai e poi incominciai a lavorare un po' per conto mio e poi incominciai sempre a lavorare di più, appassionarmi e feci un concorso a Massa, era un concorso a termini abbreviati per l'intaglio in legno. Vinsi questo concorso e incominciai a insegnare da allora nel 1960 e nel 60 e incominciai, poi nell'intermezzo feci il militare, poi tornai, riavevo il mio posto di lavoro e quindi sono stato 34 anni, 34 anni e mezzo nella scuola, Istituto D'arte, d'Arte, hai prima a insegnato. Massa e poi a Cascina. E Prima massa. quindi ecco, questa è la storia mia così. Poi ho sempre fatto diverse cosette. Sculture varie, a Massa poi incominciai a imparare dagli scultori massesi le riproduzioni classiche, a fare diversi lavori, crocifissi, Madonne, Santi per delle chiese, quindi insomma ho lavorato parecchio. Così, questa è la mia storia. Nel frattempo, quando ero a Cascina, andai a Parigi, Accidenti. e quindi. Allora, raccontaci di Parigi, che sembra molto interessante. Sì, Parigi fu interessante, bellissima, una cosa. Chiesero alla scuola, a Parigi fecero una manifestazione, Le Bois et l'Homme, il legno e l'uomo, e chiesero un artigiano, artista, che lavorava il legno come scultura, insomma, come. E quindi stetti 18 giorni laggiù. Viaggio in Italia pagato, tutto insomma, poi ero giovane a quel tempo, fu una cosa bellissima. E
E là, ecco, dopo Parigi, ho conosciuto della gente anche là che poi mi ha fatto lavorare dopo, ho fatto altri lavori di scultura, lavori di restauro, lavori, insomma, sono sempre stato in mezzo al legno, anche perché il legno è una cosa affascinante. Perché il legno, diceva quando feci uno dei cristi della mia storia, il legno è come l'uomo. Ha un verso, un contro, un favore, si ribella se lo lavori contro legno, se invece lo lavori per il suo verso si ottiene, è più morbido, più insomma. È Il legno vivo. praticamente è un po' come l'uomo e quindi mi affascinava. E lì sono sempre stato, insomma, poi i lavori che ho fatto sono sempre in giro, ci sono ogni tanto, li vado a vedere. C'è qualcosa in particolare che piace Sì. fare? Ma ho fatto parecchia arte sacra, anche perché ero a Massa laggiù e c'era uno scultore bravissimo, massese, Riccardo Rossi, e quindi lui faceva il modello di gesso e quindi io poi riproducevo, quindi cristi anche di dimensioni notevoli, un crocifisso alto 2,40 m, quindi poi santi vari, ecco. Parecchia arte sacra ho fatto nella mia vita, così. Quest'anno ricorre il 150° anniversario dell'Istituto d'Arte, che è stato fondato dalla Società Operaia e nato proprio in questi locali dove ci troviamo adesso. Tu, appunto, sei stato il professore, uno dei professori dell'Istituto d'Arte, adesso invece liceo artistico. Che cosa ti ricordi di quegli anni? Ma io mi ricordo un pochino tutto perché ho buona memoria, ricordo anche addirittura la prima A del 1952 in ordine alfabetico a memoria, e quindi mi ricordo con piacere tutti i compagni di scuola. L'elenco era Agostini, Antonelli, Bacci, Bacciardi, Banchellini, Barboni, Cei, Chiellini, Fallai, Franchi. Accidenti. Ma anzi, ho dimenticato Bandecchi, mi pare. Uno, Penso ecco. s'offende se lo sa. Sì. E quindi, anche a dire quali allievi ricordo tutti volentieri perché ho avuto un buon rapporto con tutti. Ecco, si lavorava insieme, poi c'era, subito dopo guerra, si veniva qua, c'era la miseria, c'era tutto. Si Momenti di lavorava. unione erano Si lavorava anche. per guadagnare qualcosa anche per i piccoli vizietti. Ce n'era pochi vizi. Si veniva in bicicletta, io stavo a San Casciano, sempre di Cascina, e quindi in bicicletta qua giù con l'acqua, vento, a volte anche la neve, capito? Mi ricordo la nevicata del 57 che c'era il bidello cieco, aveva fatto un passetto per entrare nella scuola, addirittura con la pala, la neve alta più di 1 metro e quindi si passava lì. Capito? Questi ricordi, poi ci sono altre cose che si ricorda, ma non rammento allievi, amici, cose per non fare torto a Certo, nessuno, in generale, parliamo in in generale. generale del lavoro, di cosa ti... il professore di... Professore di intaglio, io facevo l'intaglio. Sia prima ancora di venire a Cascina era a Massa, e quindi là mi sono maturato, cresciuto. Com'era l'insegnamento dell'intaglio a quel tempo? L'insegnamento dell'intaglio a me piaceva moltissimo, era bello, una cosa che mi è sempre piaciuta. Io tuttora lavoro sempre per divertimento, Certo, capito? c'è la Oltre, passione se c'è la sempre, sì. passione. Poi il legno, l'avevo detto prima, è una cosa affascinante, una cosa. Mentre il marmo, come quando era a Massa, è una cosa molto fredda, molto, anche se la scultura al marmo è il top della scultura, il massimo, però il legno dava più soddisfazione, il legno, secondo me. Certo.
capite? Ti Quindi. ricordi qualche aneddoto particolare, magari di quello che succedeva a scuola? Ma a scuola c'era come ora, ragazzi che quelli più bravi, quelli meno bravi, i discoletti. Mi ricordo uno che volò dalle scale perché faceva gli scivolini. C'erano già a quel Ecco, e tempo. quindi si battezzò V2, Ecco. capito? E quindi queste cose, questi aneddoti. Poi i professori, mi ricordo tanti, ecco, questi li voglio rammentare perché c'era un professore, il professor Logli, che era di una severità inaudita. Però è stato per me un maestro di vita, ecco, ti insegnava proprio a vivere, ti insegnava. Non ho, ecco, ho dei ricordi bellissimi. Io mi ricordo sempre di un personaggio di cui mia nonna, mia mamma ogni tanto usciva fuori, che si chiama Stagnabricchi. So che tu lo conoscevi, l'hai conosciuto Adriano, lo molto conoscevo, bene, quindi. fra l'altro quando comprai il banco per l'intaglio, lui mi fece i granchi che servivano per fermare i pezzi da lavorare. Quindi arrivò lì e dice, ti faccio i granchi, però vieni lì a girarmi la ruota, la forgia, capito? A girare il carbone. Quindi si diventò neri tutti e due e poi mi batteva questi granchi per il coso. Lui chi Era era? un fabbro, faceva un po' di tutto, più che altro il ferro, però anche faceva le cose di rame, le cose, quindi lo chiamavano Stagnabrichi perché quel tempo c'era lo stagnino, era già un mestiere che con lo stagno e il piombo si saldavano due materiali insieme. Quindi a volte, un'altra volta, ho avuto bisogno di qualcosa che, per un mobile, quindi lo andavo a trovare. Ma come mai è così famoso Stagnabricchi che è Era proprio famoso sulla perché bocca, era insomma. praticamente, l'avete presente, braccio di ferro, no? E quindi caratteristico in quel modo lì, ecco, aveva una faccia particolare, sempre tutto annerito dal carbone, tutto, quindi gli piaceva mangiare e bere di più, ecco, era un tipo Ma in che così. anni E l'hai questi negli visto? anni, io ho avuto dei contatti così negli anni 60. Gli anni 60, ora non è tanto che sarà insomma, una ventina d'anni, sì. Però non è, ora per voi è tanto perché siete giovani. Però insomma, e quindi sapeva fare un po' di tutto, aveva una mano facile al fuoco, ecco. E la cosa, non so, più divertente, magari qualcosa che ti è restata impressa. Ora lì per lì non è che mi venga in Domanda a mente perché bruciapelo. sì, in mente, magari poi sono cose come dice il Manzoni col senno di poi, vengono in mente dopo le cose. Comunque, insomma, da lui una volta ci andò alla finanza e lui prese il cassetto, tirò fuori le fatture così, ecco, guardate, e poi andò al bar a bere via, dice, ritornai dopo 4 ore, non c'era più nessuno, ecco, quindi cosa buffa. Era un po' Sì, un tipo tipo molto buffo, buffo. tipo questi aneddoti. Era buono Sì, comunque, sì. buono di cuore, se aveva magari le ultime 1.000 lire, voleva pagare lui da bere con gli amici, con tutto, gli piaceva giocare a carte, gli piaceva, era un tipo così. Parlando del presente, diciamo, no? Guardando adesso Kashina con gli occhi di adesso, come la vedi adesso? Cosa ti manca, diciamo, della Kashina di prima? Ho capito, è una domanda difficile, mi manca tante cose, perché io quando vengo a Cascina provo una desolazione, passando dalle strade e vedere che dove c'erano le vecchie botteghe con degli artisti, oggi sono chiuse o addirittura sono cambiate, ci sono magazzini, dove era la mostra che è stata il cuore di Cascina, è stata il fiore all'occhiello di Cascina, oggi c'è un grande supermercato, quindi questo mi manca, non mi dispiace, dava lavoro a migliaia
di persone, ecco, e quindi pensare che prima da ragazzo uno andava a cascina e trovava il lavoro, o falegname, o intagliatore, o lucidatore, o tappezziere, quindi trovava il lavoro. Oggi è finito tutto, oggi è questo, non so di chi è la colpa. Questo mi fa dispiacere tanto, mi fa. Già da ragazzo, è una cosa che non ho detto prima, già da ragazzo mi ricordo quando feci il primo lavoretto a un maestro intagliatore di cascina, mi dette i soldi e con quei soldi ci comprai il portafoglio e rimasi senza, capito? E quindi oggi cascina è sparito tutto, c'era degli artigiani che erano bravissimi, bravissimi, eccezionali, proprio. Si vedeva che mettevano l'anima nel lavoro, si vedeva che lo facevano con passione, si vedeva. Era bello questo. E invece oggi uno. Poi venne già il periodo della Piaggio, che tanti artigiani cascinesi andarono a lavorare là perché era una cosa più sicura, era una cosa. Era più a posto con l'eventuale pensione che veniva dopo. Insomma, sono tutte cose. È stata la situazione che evolvendosi siamo arrivati a questo punto, ora non c'è più nessuno. Gli artigiani, io sono uno dei più vecchi, a 80 anni sono uno dei più vecchi e ne ho conosciuti a centinaia di persone Sì, ce ne sono che rimasti anche ancora. pochi che tramandano e comunque. Sono rimasti, diciamo, praticamente nessuno, nessuno è rimasto, nessuno. Io, sì, vedo il mio figlio. Aveva seguito, fatto l'istituto d'arte e poi dopo smise perché non c'era più lavoro, non c'era più lavoro. O si lavora all'estero, magari. Oh, ma all'estero e ora praticamente venne un periodo che dopo si disegnava, c'erano i disegnatori bravi di fama nazionale, di fama anche, hanno lavorato parecchio anche nell'Arabia, hanno lavorato nella Russia e quindi oggi invece sta calando anche quei lavori lì. Oggi l'unica cosa che regge sono i lavori sulle barche, i grandi yacht, via con le cose di lusso, e quindi lì è sempre richiesto cose che più che altro nel moderno l'intaglio è andato a farsi benedire. Questo mi manca a Cascina. Io quando passo dalle botteghe, le viuzze, io lavoravo, mi ricordo, in via Curtatone, le viuzze di botteghe di 10 metri quadri, c'erano due persone a lavorare e si sentiva i rumori del passato, i colpi col mazzolo sulle sgorbie, si sentiva le macchine, la pialla, la sega, tutti quei rumori che erano familiari, che erano belli, secondo E che a me mi sarebbe piaciuto poterlo provare, perché comunque le me. cose che mi raccontano anche i miei nonni, la mia Sì, nonna, la sì, mia sì. È mamma, no? Che sono cose belle che anche a loro una raccontano. cosa così. Purtroppo è andato così il mondo, anche nelle altre parti vicine nella Toscana, come è andato giù l'alabastro a Volterra, come è andato giù il marmo a Carrara. Il mondo cambia. Oggi cambia. Eh sì. Sempre in Prima uno evoluzione. teneva a avere un mobile bello, una cosa, oggi invece tengono ad altre cose. Magari uno è grande quando ha la macchina bella, quando ha. Invece prima quasi tutti avevano passione a avere un mobile fatto bene da artigiani cascinesi in Restava casa per tanti e restava per anni tanti in anni. casa. Ecco, una cosa che non avevo ancora detto, io ho lavorato per della gente 50 anni fa che oggi sono venuti e mi hanno detto che esistono sempre i mobili, li hanno passati ai figli, quindi oggi è sparito Eh questo. sì, è vero. Allora, noi Mauro ti ringraziamo per essere venuto qua e per aver contribuito insieme a noi a tramandare il passato. Ci diamo quindi appuntamento alla prossima puntata. E vi ricordiamo che noi questi video li pubblicheremo poi su tutti i social, sia su Facebook che su YouTube, in modo da poterli vedere. E quindi grazie a tutti e
Alla prossima. È stato un piacere. Sono contento che la società operaia ora sia in mano al gentilsesso, perché dove c'è le donne normalmente qualcosa cambia in meglio. E quindi vi faccio gli auguri, invitando anche le nuove generazioni a tenere in vita questa associazione, che può servire anche per far vedere quello che un tempo si faceva a Cascina. Grazie. Prego.